above everything, yelling, who won it? Young Spartan, I'ma keep it 300. Quella di oggi è stata la seconda sessione in cui ho fatto una routine di dips avorrati da quando ho avuto l'infortunio al petto. Dopo circa un mese di allenamenti esclusivamente al corpo libero, la routine che ho scelto è nella fattispecie una piramide vera e propria. Nonostante io spesso mi riferisca col termine piramide anche ai ladder, alle scale, questa è una piramide perché consta di una fase di salita e una di discesa. Una salita a ripetizioni singole da 1 a 10 per poi riscendere ad 1. Questo con un tempo di recupero fra le serie, nel mio caso minimo, cerco di non superare i 30 secondi perché si tratta di una difficoltà veramente bassa, ma in una fase di ripresa come quella in cui mi trovo mi sembra ancora l'ideale per non forzare nulla. Con 5 round oggi mi attesto a 500 dips zavorrati più 20 kg. La routine è ancora molto facile, basti solo mettere a paragone la routine di trazioni zavorrate che ho fatto la settimana precedente, ovvero 1000 trazioni con 20 kg di zavorra, tenendo conto del fatto che i dips sono generalmente un esercizio meno tassativo rispetto alle trazioni. È possibile notare quanto le due sessioni siano effettivamente ancora molto sbilanciate nelle due quantità di lavoro. Colgo l'occasione per offrirvi un paio di dritte sull'esecuzione dei dips. Innanzitutto, osservate come l'interezza del mio corpo si muova come un unico blocco, con un minimo del movimento, se non totale assenza di movimento al di fuori di quelle che sono le braccia, un unico blocco che si muove solamente lungo l'asse verticale. Bisognerebbe evitare come la peste quella tendenza che è di spezzare ciò che costituisce la propria resistenza in questo che alla base è un esercizio a corpo libero e quindi il proprio corpo. Tutto ciò che non è costituito dalle braccia costituisce la propria resistenza, e creare qualsiasi forma di angolo, scendere per esempio solo con il busto, solo con il torso, mentre bacino, ginocchia, piedi rimangono fermi nello spazio, la stessa altezza nello spazio, significa ridurre sensibilmente la difficoltà dell'esercizio. Questo tipo di comportamento è forse giustificabile dalla presenza della zavorra, ma ciò a cui dobbiamo aspirare con l'allenamento zavorrato è riprodurre la stessa identica tecnica che abbiamo nei dips a corpo libero, a prescindere dalla zavorra. Vi lascio un dettaglio che magari a qualcuno sfugge, ma che è un'indicazione della giusta esecuzione del dip alle parallele. Notate come sulla salita, nella fase finale del movimento, alla distensione delle braccia, sia possibile vedere parte del mio dorsale. Se quando salite, quando estendete le braccia, quando estendete i gomiti, non riuscite a vedere parte del vostro dorsale, vuol dire che le vostre spalle non sono nella posizione corretta, vuol dire che magari la posizione del vostro corpo segue un arco eccessivo, e quindi oltre a rischiare l'infortunio state anche svolgendo l'esercizio in maniera scorretta, state forzando l'estensione delle braccia perché non percepite la forza necessaria a concludere il movimento spostando l'interezza del peso del vostro corpo, arrivando a quella finale protrazione delle scapole che caratterizza tutti gli esercizi di spinta, dips e piegamenti. Nei dips l'unica cosa a muoversi effettivamente sono i gomiti, che vengono flessi e riestesi. Le spalle si muovono solo a causa della flessione del gomito, ma rimangono centrate all'interno della cuffia dei rotatori, rimangono possibilmente, idealmente, nella loro posizione. Il corpo assume una certa inclinazione all'inizio del set e la mantiene lungo tutta la sua durata. Non cambia inclinazione e si muove solo ed esclusivamente su e giù. Variare la propria inclinazione durante lo svolgimento della propria serie di dips è errato. Lo spazio percorso da testa,
spalle, busto, bacino, ginocchia, piedi. Deve essere lo stesso identico spazio. Qualsiasi riduzione di range di movimento per qualsiasi parte di quella che è la vostra resistenza, del vostro corpo, di tutto ciò che è al di fuori dall'articolazione del gomito, costituisce una facilitazione del movimento. Speed pan it here, me gon' know we a spoil like one now. Bad mind, wickedest, disease where you coulda find. Oh, your bad mind, so glasses, boy, oh, your bad mind, so are your friend them, though? Carry news, boy, where the fuck, no, oh, no.